che siete stanchi, che è già tardi, anche perché ritengo che tutto quello che c'era da dire lo hanno già detto chi mi ha preceduto. Ci tengo semplicemente a sottolineare una cosa, che se non ci siamo arresi noi, che praticamente abbiamo pagato in prima persona e abbiamo dato a questo paese quello che di più caro avevamo. Io ho dato mio padre, di conseguenza ho dato tutta la mia famiglia, ho dato la serenità che la mia famiglia avrebbe potuto avere e continuare ad avere. Se non ci siamo arresi noi, se continuiamo ad avere la forza, la rabbia anche, per sperare che questo paese possa prima o poi continuare a fare memoria di quello che è accaduto in tutti questi anni e non ad abbandonarsi a gente che in preda al delirio inneggia criminali e delinquenti. Allora, se ce la possiamo fare noi, ce la dovete fare voi. Voi oggi dovreste fare memoria di tutto quello che avete sentito qui dentro. Perché non è vero che nelle scuole non si deve fare politica. Non è assolutamente vero. Io credo che nelle scuole ci sia il dovere di dire le cose come stanno. Perché voi avete in questi anni la possibilità di formare il vostro carattere, la possibilità di approcciarvi al mondo esterno. E quando Salvatore Borsellino parlava poco fa di Alfa e Beta, parlava uno era Dell'Utri, l'altro è Silvio Berlusconi, è il Presidente del Consiglio. Queste sono le persone. Queste sono le persone che purtroppo portano, guidano questo paese. Quando io stanotte sentivo Silvio Berlusconi che inneggiava e salutava il suo caro amico Bettino Craxi, ho provato una rabbia indescrivibile, perché Bettino Craxi è stato un altro delinquente, non perché è morto, non bisogna dire le cose come stanno, è stato un altro delinquente che ha fatto della corruzione la sua unica ragione di vita, così come l'ha fatta Vittorio Mangano, il fattore o lo stalliere di Arcore, morto in carcere da pregiudicato, e proprio perché siccome è morto in carcere Berlusconi lo definisce eroe. Allora, siccome molti usano definire eroi i nostri familiari, io preferisco non accostare, non fare questo paragone. I nostri sono degli uomini, gli altri sono dei delinquenti. Questo perché vi possa restare ben chiaro. Io credo che ci sia anche quello che avete sentito qua oggi non lo sentirete da nessun'altra parte se non attraverso internet, perché la stampa non vi dirà assolutamente nulla di tutto questo. La stampa ha fatto semplicemente credere che Gioacchino Genchi era il grande mostro, era altro che Grande Fratello, che ha ascoltato chissà che cosa. Se anche fosse stato vero, posto che Gioacchino Genchi non ha mai fatto un'intercettazione e che anzi hanno nascosto una verità, che quando le procure di tutta Italia che si sono appoggiate alla consulenza di Gioacchino Genchi, che ha fatto arrestare e ha fatto infliggere centinaia di anni ai mafiosi, quando le procure davano le consulenze a Gioacchino Genchi e davano i tabulati che le procure avevano, nello stesso istante, quando davano quei tabulati a Gioacchino Genchi, li davano contemporaneamente agli avvocati degli imputati, agli avvocati degli indagati. Per cui è falso ed è veramente aberrante che le più alte cariche dello Stato abbiano mirato quella persona per continuare a destabilizzare gli equilibri pochi di questo paese. Per chi fosse ancora convinto che questo è un paese democratico, fondato sui diritti, fondato sulla Costituzione, non è così. Questo è un paese che ormai è andato e caduto verso il baratro del regime dittatoriale. Questo è un paese in cui le più alte cariche dello Stato quotidianamente infrangono gli articoli della Costituzione. Ecco perché oggi, come diceva Salvatore e come diceva Benny, per noi era un dovere scendere nelle piazze, cercare di avvertire quanta più gente possibile che bisognava stare accanto a Gioacchino e dare solidarietà alla Polizia di Stato, ma non perché bisognava fare questa cosa, punto e basta. Le cose devono avere un significato ben preciso. Scendere nelle piazze e schierarsi dalla parte di Gioacchino significava far capire a quello che oggi viene chiamato Stato, e che è lo stesso Stato che ha mandato a morire i nostri familiari perché non li ha voluti proteggere, non perché non li ha saputi, perché non li ha voluti proteggere. Il nostro segnale, il nostro messaggio a queste persone è che la gente si è svegliata, che la gente ha deciso di alzare la testa e di fare scudo con i propri corpi alle persone migliori che questo paese sta avendo e non vuole abbandonarle. Per me questo è il messaggio più importante da cercare di far passare in giornate come questa. Ed è proprio per questo motivo che oggi mi dovevo trovare in Sicilia per altri incontri. Poi ho chiamato Beatrice Andolino e ho detto che preferivo venire qua e parlare con voi, proprio perché ritengo che ci siano delle verità che nessuno vi passa, perché non hanno interesse a far sì che questo paese, e quindi voi, possa finalmente cercare di rialzare la testa e di ribellarsi, di portare avanti i valori che la nostra Costituzione
ci dà e soprattutto la possibilità di poter guardare il tricolore, il nostro tricolore, che siamo abituati soltanto ad inneggiare, a sventolare quando vince l'Italia ai mondiali. Siamo abituati a cantare l'inno d'Italia solo quando vince l'Italia. E dobbiamo ricordarci invece, che per essere fieri di appartenere a questa nazione che ha pagato veramente prezzi altissimi, bisogna innanzitutto fare pulizia in questo paese. Non è difficile, non è impossibile, ci vuole veramente tanta buona volontà, ma ognuno di voi purtroppo deve mettersi in gioco. Noi lo faremo davanti a voi. Io ricordo che qualche mese fa, quando il ministro della pubblica istruzione cercava di imitare le vostre proteste sacrosante, perché voi avete un coraggio, avete avuto un coraggio, ci avete insegnato come si fanno le proteste, senza che nessuno chiami l'avvio della battaglia, senza che nessuno vi dica cosa fare e dove andare. Voi avete capito che i vostri diritti stavano per essere calpestati definitivamente, siete scesi nelle piazze. Peccato che un sovversivo di Stato, ex presidente della Repubblica, Cossiga, abbia cercato di spiegare come cercare di reprimere le vostre proteste, e cioè infiltrando i poliziotti, qualcuno delle forze dell'ordine dentro i cortei, creare lo scontro e poi pazienza, ci può anche scoppiare in morto, ma vedrete che la gente poi vi applauderà. Allora noi, quando abbiamo sentito quelle parole dette da un presidente della Repubblica, io e Salvatore, insieme agli altri familiari delle vittime della mafia, abbiamo scritto un comunicato stampa che abbiamo diramato a tutti i comitati che in quel periodo nelle università e nelle scuole presidiavano queste proteste. Sono certa che non mi sarà arrivato, ma noi avevamo scritto che poiché avevamo consegnato noi stessi, a causa della nostra indifferenza, questo paese nelle mani di questi criminali, qualora qualcuno avesse osato alzare il manganello nei vostri confronti, prima di alzarlo nei vostri confronti lo avrebbe alzato sulla nostra pelle, perché noi saremmo stati davanti a voi a difendervi.